Adesso ci trasferiamo al villaggio San Pio X. Siamo in Lombardia, ci spostiamo a Cesano Materno per il 51esimo trofeo Villaggio San Pio X. Dalle immagini vedete Luca Paolini e Matteo Pelucchi allo start per il via di questa prova. Hanno premiato i numerosissimi campioni d'Italia tra strada, pista e cronometro che erano presenti. Qui il toscano Mori che tenta un attacco all'ultimo chilometro, ma viene ripreso e volatone di gruppo. Davanti Nesi e Moro, ma c'è anche l'albanese Ramalio che riesce a tenere la sua ruota davanti a tutti e quindi mette in fila Nesi, Moro, Baldo, Finatti, Sali, Marchiori, Cristofaletti, Zorzetto ed Alberto Simionato. Realdo Ramalio, l'albanese, va a succedere nell'Albo d'Oro a Petri, vincitore dell'edizione 2012. Era l'ultima gara dei giovani, ne abbiamo viste tante quest'anno. Sì, ne abbiamo viste tante. Tra l'altro, nell'Albo d'Oro di questa, anche Gianfranco Soncini, il fotografo conosciuto da tutto l'ambiente, nel 1964 era una giovane speranza. Si Purtroppo è è fermato lì. diventato più bravo a fotografarli i corridori. Un saluto anche a lui e ai tanti dell'ambiente, dei giovani che ci aiutano a farvi vedere queste immagini. Sono tantissimi. Tutti i service che ci mandano le immagini e che permettono poi a noi di diffonderle e fare un bel servizio per tutti gli amanti del ciclismo. Sì, forse sarebbe scortese nominarli tutti, ma credo che il team Rodella, Carlos Gro e Gaudenzi hanno lavorato un po' più di altri, ma credo che vadano accomunati tutti il nostro ringraziamento e credo di farmi tramite anche degli appassionati che possono godere di tutto ciò.